Bentornati su 3 minuti di sostenibilità a cuora di The Sustainable Mag. Oggi, 28 luglio, è l'Earth Overshoot Day, il giorno dunque in cui abbiamo esaurito tutte le risorse generate dalla Terra. E siamo quindi da oggi in debito con il nostro pianeta, che è stato saccheggiato delle sue risorse. Una misurazione che avviene a seconda dell'impronta ecologica e della biocapacità, la capacità quindi delle aree e dei terreni di rigenerare le risorse stesse, una misurazione che avviene dagli anni 70, quando veniva chiamato il giorno del debito ecologico. Pensate che nel 1987 cadeva il 19 di dicembre, per poi arrivare al 1 di novembre nei primi anni degli anni 2000 e quest'anno nel 2022 abbiamo già esaurito, dopo non appena 209 giorni, tutte le risorse. Quindi uno stimolo e un invito a continuare a fare di più nella nostra vita quotidiana, ma anche a livello istituzionale e anche a livello proprio di produzioni. C'è bisogno di cambiare, come ci testimonia anche il cambiamento climatico, tutta questa siccità, gli incendi e tutti i cambiamenti atmosferici che stanno avvenendo sempre più frequentemente in tutte le aree del nostro pianeta. La sostenibilità è un tema caldo che per fortuna viene sempre più divulgato e ci sono sempre più persone, aziende e istituzioni sensibili a questa tematica, come ci dimostra l'Isola del Cinema, in cui si parla di circolarità, di sostenibilità. Ieri se ne è parlato nell'Isola del Cinema, l'Isola Tiberina, a Roma, in cui non solo grazie ai partner Europcar e al CONU, che hanno parlato rispettivamente dell'impatto ambientale dei propri settori, delle proprie attività, ma ci sono state anche due proiezioni: La pace dell'olio, una animazione destinata ai bambini, ai ragazzi anche delle scuole, in cui si sensibilizzava su questo viaggio dalla forte carica umana proprio sull'impatto e sulla divulgazione e sensibilizzazione ambientale, ma anche poi il documentario Going Circular, che racconta e spiega come mai l'economia circolare sia l'unico sistema al momento per andare a ridurre veramente gli impatti e cercare di salvare il nostro pianeta, il nostro presente e soprattutto il nostro futuro. Passiamo ora alle automobili. Infatti BMW ha un centro per smontare e riciclare le auto a Monaco. È uno dei centri di riciclaggio più grandi della Germania. 15.000 euro di materiali con le batterie ad alto voltaggio escluse vengono salvati riciclando ogni auto. Pensate che per smontare ciascuna auto ci vogliono le 4 ore all'incirca, mentre per montare e assemblare un'auto ce ne vogliono all'incirca 30. Stiamo parlando delle auto più recenti. Quando si va nelle auto più datate invece si arriva fino alle 15 ore per il disassemblaggio, ma vengono comunque recuperati 13.000 tonnellate di componenti, più di 2.000 pezzi di ricambio e più di 350.000 litri di liquidi all'anno. Quindi si parla non solo di diminuire gli impatti e di trasformare gli sprechi in risorse, ma anche di diminuire i costi.